Ciao a tutti ragazzi, sono Rector. Praticamente avevo fatto un video, non so se era divertente, ma avevo spiegato male sicuramente, che si chiamava Come avere Android sul PC. Rector fuori di testa gioca conigli. Infatti, dato che avete messo 4 non mi piace, vuol dire che qualcosa non va e avete scritto delle boiate incredibili, cioè non boiate, diciamo, delle cose giuste, quindi rifaccio questo video semplicemente. Parliamo ora tecnicamente, perché uno ha detto che non sai niente usare il PC e ha ragione, sembrava un coglione, quindi rifaccio semplicemente il video. Ok, ciao a tutti ragazzi, e oggi vi faccio vedere come si può avere Android sul PC, cioè non è 100% proprio Android, però potete usarlo come se fosse Android, potete usare le applicazioni come i giochi di Android, eccetera. Quindi andiamo su, come sapete, il programma si chiama BlueStack. Andiamo su BlueStack, sul sito, il primo, cioè è questo qui, Run App on Windows, Mac, eccetera. Scarichiamo la versione di download XP Vista, eccetera. Poi aspettiamo questo sito di rompe coglioni, semplicemente, e facciamo skip ad. Poi scarichiamo, dopo aver scaricato, beh, vi apre la pagina, dice dove vuoi scaricare, bla bla bla, noi scarichiamo qua sul desktop. Dopo aver scaricato, semplicemente installate. Dopo aver installato, a voi vi apre un programma del genere. Dopo aver installato, ovviamente, vi apre un programma così. Tanto per farvi vedere, io vi faccio vedere anche l'installazione, 2 secondi. Vabbè, questo è il programma in sé, quindi lasciamo perdere il programma, vi faccio vedere 2 secondi come si installa. Ok, ah beh, non mi fa rifare. Comunque, dopo aver installato, sicuramente sapete installare, perché non credo che uno lo sappia installare tranne che Dynamic. Ok, aspettiamo finché questo si accenda. Ok, eccolo qua. Qui praticamente ci sono 3 categorie, c'è il Sync, click sync, praticamente potete accedere al vostro cellulare, eccetera, eccetera, con un account Google e cavolate varie, che a noi non ce ne frega. Quindi pigiamo ESC per uscire da questa pagina. Ok, qui ci sono My Apps, che sono mie applicazioni, in cui io avevo giocato Bugs Bunny, che Bunny Skater uguale. Potete scaricare le applicazioni attraverso qui. Basta che pigiate qua, scrivete che applicazione volete, per esempio facciamo WhatsApp, che tutti voi conoscete forse, non è più gratis di sicuro. Quindi andiamo su WhatsApp Messenger, facciamo installa per installare, e qui ci sono tre cose, tre negozi. Io a voi vi dico di sempre di prendere l'uno, il primo, quello che c'è scritto, quindi pigiate su WhatsApp Messenger e vi scarica semplicemente. Dopo il scaricamento, aspettiamo che finisce di scaricare, vi taglio questo pezzettino di scaricamento. Ok, abbiamo finito di scaricare, quindi ecco il programma sempre su My Apps, vuol dire le mie applicazioni, se trovate sempre qua. Quindi andiamo su WhatsApp, praticamente conferma continua, dovete mettere i dati del vostro cellulare, usate se ovviamente quello vostro, poi non è United States, ma prendete Italia, che cazzo, diciamo Italia, mettete il vostro numero di bla 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 telefono, io non posso, faffanculo. Vabbè, sapete come usare. Per farvi vedere più semplicemente, scarichiamoci un gioco. Che ne so, giochi più famosi. Games, facciamo games. Car games. Car garage fun, facciamo questo gioco. Ok, prendiamo il primo, installiamo sempre. Sempre il primo, ecco il primo questo.
Sì, questo ci vuole 30 anni. Ok, finiamo di scaricare questo. E ci vediamo tra un po'. Ok, dopo quando è finito di scaricare vi installa automaticamente, quindi andate sul vostro My Apps e apriamo questo gioco. E come vedete, per la magia vi funziona come dovrebbe funzionare su un iPhone, eccetera, sì, iPhone, su un Android normale. Quindi il tutorial finisce qua, scusate per l'altro video era divertente, se non vi ho fatto ridere quindi mettete un mi piace, se invece questo qui vi ha risolto i problemi mettete mi piace e scusatemi per quelli che si sono incazzati con me per quel video, io pensavo che era divertente ma non lo è, quindi la prossima volta sarò sempre serio, scusatemi per il video. Ciao a tutti ragazzi, se non avete capito qualcosa scrivete sotto descrizione e non mi offendete questa volta perché offendere non è che vi avete offeso. Veramente, non ditemi che non capisco un cazzo di computer. Ok, ciao a tutti ragazzi. Ciao dal Rector. E che palle, ma dove sei?